Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi voglio mostrarvi la nostra run per quanto riguarda la missione Mettiti in marcia al 140 senza subir danni al furgone e senza utilizzare assolutamente nessuna esca. Dunque, questa modalità mi è piaciuta particolarmente per poter sperimentare quello che è il vero salva al mondo, ovvero la vera modalità del farming, la vera modalità della sopravvivenza e la vera modalità della difesa anche in vari aspetti. Come in questo caso dobbiamo difendere appunto il furgone in movimento. È una cosa totalmente nuova, cioè anche in consegna alla bomba abbiamo più o meno lo stesso principio, però facendo parte di un evento e dovendolo difendere senza subire alcun tipo di danno con gli zombie di potenza veramente veramente alta, e ricordiamo che non possiamo usare le nostre armi, possiamo solamente craftare le trappole, non possiamo craftarci i nostri progetti per quanto riguarda armi a distanza e armi da mischia. Tocca essere veramente organizzati. Ecco, potete farla in qualsiasi metodo, raga, cioè potete sbizzarrirvi, nel senso fate 4 scorch drago, fate 3 con l'esca un farmatore, 2 scorch draghi, un assalto e un farmatore, insomma potete fare quello che vi pare, l'importante è essere quanto più coordinati possibili. Scegliete la build che più si aggrada ai vostri gusti e completate la vostra missione. Ecco, noi ci siamo trovati a nostro agio con 2 scorch drago appunto per difendere il furgone in movimento, shottare tutti i piccoletti con lo squarcio. È veramente utile, lo vedrete anche voi dalla stessa clip, però non è l'unico metodo con cui potrete affrontare questa difesa. Sbizzarritevi e provate veramente le vostre build, perché è un ottimo modo per provare quale è la nostra build migliore. Potete combinare la vostra build di Scorch Drago con danni per assalto, danni per mischia, qualsiasi cosa è veramente creativa. Infatti dalla regia, se mi fanno vedere le 4 build dei miei compagni, eccole qui. Vi posso far vedere tutte le 4 build che abbiamo utilizzato noi stessi. Questo ci tengo a metterlo per completezza, per farvi capire che comunque non abbiamo utilizzato metodi particolari, ma siete anche liberi di usare la vostra immaginazione e creatività per creare altre build, creare un nuovo metodo di difesa e gioco. Io vi lascio scorrere questa clip un po' velocizzata, un po' tagliata. La modalità è bella, raga, ci sono 4 checkpoint da difendere o fare dei mini giochi, diciamo, e un compagno in genere va a fare questi mini giochi, gli altri 3 difendono, certe volte 2 all'inizio, comunque dipende anche un po' dal tipo di minigioco che capita. Certi dobbiamo difendere, certi dobbiamo cercare superstiti, ammazzare dei baccelli di nebbia, se no si schiudono i mini boss, se no costruire una torre radar piuttosto che un ponte. Ci sono tanti minigiochi variabili, ma nessuno dei quali comunque è impossibile. Ecco, forse il più difficile è quello appunto dove bisogna cercare l'antenna, in quanto appunto cercare l'antenna, se non lo avete mai fatto, all'inizio può risultare faticoso. Successivamente a questo video vi mostrerò magari un piccolo tutorial in cui vi faccio vedere tutti questi minigiochi. Ecco, potrebbe essere un'idea veramente carina. Fatemi sapere con un commento se vi può tornare utile una cosa del genere. Anche questa dei dischetti apparentemente sembra molto difficile, vi posso dare dei consigli. Non iniziate a spaccare prima che inizia la missione, in modo che così poi vi ricordate quali sono le zone che avete cercato il vostro disco. Lasciate un incaricato che può trovare veramente tutti i dischi e controllate spesso la minimappa, che a voi vi comparirà il vostro punto esclamativo. Sono un disco, un dischetto da prendere a testa. Quindi fate bene attenzione, ve lo può trovare un compagno ma non ve lo può lootare. Basterà stare attenti e collaborare, come sempre. Ecco, questo è il punto in cui il mio compagno deve andare a costruire la torre, cercare l'antenna, e noi nel frattempo dobbiamo difendere. Quindi è molto utile avere uno scorch magari che si faccia i piccoletti e un soldato che pensi più ai mostri della nebbia. Quale soldato? Quale meglio di Johnny Z-Rex, raga? Qualsiasi arma gli dai in mano, almeno shot, almeno stiamo veramente tranquilli, no? Thank you.
Ecco, questa era una zona di difesa, quindi se voi avete anche una buona memoria visiva e riuscite bene a memorizzarvi i luoghi e memorizzare bene il minigioco, potete anche prepararvi un pochino prima che arrivi il furgone, per intenderci. Quindi una memoria visiva vi aiuterà veramente tantissimo anche in questa modalità.
Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo domani con un nuovissimo episodio e ricorda che sto lavorando molto per una speciale serie che uscirà ad agosto. Bella bella!